E rientriamo in diretta, andiamo a parlare invece della Coppa Italia che è andata in scena ieri sera e quindi di Lazio-Parma. Parliamo della Lazio con Simone Pieretti del Tempo. Simone, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a voi. Buongiorno Simone. Lo senti, oggi che è più, lo senti che oggi è più brioso del solito? Guarda, di spettacolo ne vede poco, però almeno i risultati iniziano ad arrivare, insomma, quarti di finale. Sono più brioso perché è più tardi. Ok. Un diesel mi metto in modo ritardo. Io quindi quando mi chiamate la mattina alle 10 sono abbastanza, come dire, ancora un po'. Vabbè. Come un pugile suonato. Sì, diciamo che la prendiamo per buona. Ad ogni modo, direi, ha detto non meritavamo di vincere, però bene così, ce la mettiamo in tasca. Giustamente andiamo avanti cercando di riacquistare una forma fisica che sembra ancora lontana, però, Simone. Beh sì, una fisica sicuramente lontana di una Lazio che acciuffa il passaggio del turno soltanto all'ultimo assalto, ma soprattutto una Lazio che rischia molto col Parma, perché ieri sera, se nel primo tempo la Lazio ha giocato piuttosto bene, nella ripresa c'è da dire che il Parma ha meritato sicuramente di quantomeno di sbloccare il risultato. Poi in un'andata così Sansone ha sbagliato un gol incredibile e con Berisha che era uscito a vuoto, e alla fine la Lazio ha trovato questo gol quasi casuale con Pereira all'ultimo istante. Sì. Cosa ha funzionato e cosa invece è ancora da rivedere? Cioè, dov'è che deve lavorare di più secondo te Reja nelle prossime settimane? Beh, c'è da dire che Reja dovrà lavorare assolutamente per quanto riguarda la difesa, ancora molte indecisioni quando non giocano né Biava né Diaz, la difesa balla, ieri sera lo abbiamo visto. Per cui la squadra dovrà sicuramente trovare nuovamente certezze e poi brillantezza in attacco, dove comunque ancora mancano gli schemi giusti. Anche ieri sera abbiamo visto che Felipe Anderson non è stato assolutamente il giocatore che tutti si aspettavano all'inizio stagione e che Reja anche stesso si aspettava, anche se poi il tecnico ha avuto parole d'elogio per il giocatore durante la conferenza stampa. Perea ha fatto una doppietta, ma anche lì l'impressione è quella che non sia un vero e proprio centravanti questo calciatore, ma che debba interpretare un ruolo differente, perché comunque non riesce a essere comunque risolutivo e pericoloso. Ora, al di là dei due gol, il primo lo abbiamo visto, nasce da una mezza papera del portiere del Parma, sì. Il secondo arriva allo scadere per una disattenzione collettiva della difesa, però tutto sommato ha fatto due gol dall'interno dell'area di porta che non hanno destato comunque l'entusiasmo dei tifosi, al di là proprio del gol che regalavano. Diciamo, da Kozak a Cappere la Lazio ci ha perso comunque dal punto di vista del rincalzo di Klose, oppure? Mi modo di vedere fino a questo momento almeno Kozak dimostrava sotto porta di avere maggiori potenzialità. È chiaro, questo giocatore giovane è giusto che gli venga dato il tempo per poter dimostrare le sue qualità. Non è semplice ambientarsi in un altro continente a 20 anni e comunque cambiando tutto, cambiando vita, cambiando compagni di squadra. Però c'è da dire comunque che le impressioni sono quelle che sono. Sì. Perea difficilmente potrà essere un giocatore da Lazio, difficilmente. Meno che non ci sia una crescita esponenziale proprio incredibile. Beh. Io non penso che questo calciatore potrà restare a lungo. Ieri sicuramente tanta voglia, però tanta casualità sicuramente nei gol della Lazio. Hai ragione tu quando dici questo. Mentre ci raccontano che gli accertamenti per Lulic sono ok, invece c'è un risentimento per Rado, quindi comunque insomma potrebbero essere anche esserci delle mancanze importanti. C'è Reja che chiede rinforzi allo Tito, comunque, perché insomma un Reja che fa un turnover molto ampio, ma al di là della condizione capisce che ha bisogno di nuove carte per giocare questo girone di ritorno, e ha detto, lo Tito mi ha detto che mi accontenterà. Ci credi, Simone? Beh no, non ci credo, perché la filosofia della Lazio è sempre la stessa: prima si vende e poi si compra. Si sta cercando di piazzare Floccari. Il prezzo di data di partenza era 3 milioni di euro per un giocatore che si sta liberando a parametro zero praticamente. Il primo febbraio può firmare con chiunque. Non ha trovato l'accordo con la Lazio per il rinnovo, quindi la Lazio sta cercando in ogni modo di piazzarlo al Bologna. Si parla adesso di una cifra comunque dimezzata, quindi 1,5 milioni di euro che le società stanno trattando. La Lazio al momento non si è mossa per quanto riguarda l'attaccante. Si continua a parlare di Quagliarella, ma io ci credo poco, perché comunque 2,3 milioni euro più bonus. E questo è l'ingaggio del giocatore, quindi la Juventus tra l'altro non dà il giocatore in prestito, vorrebbe monetizzare. Si tratta di un costo vicino agli 8 milioni di euro per quanto riguarda il cartellino, quindi da questo punto di vista io non credo che arriveranno
grandissimi rinforzi. Anche perché Reia a parole dice di voler puntare sulla Coppa Italia, poi però, come vediamo, con i fatti stravolge totalmente una formazione, rischiando di andare fuori proprio al primo turno, al turno d'esordio. Saremo a vedere, anche perché in Coppa Italia la Lazio affronterà l'Atalanta, sarà una partita, se affronterà il Napoli sarà un'altra. E diciamo che la partita di questa sera è un po' un derby, no? Perché comunque i tifosi della Lazio tiferanno Atalanta non solo per avere un avversario più comodo, ma anche per giocarsi il quarto di finale all'Olimpico e costringere, tra virgolette, la Roma a andare a giocare comunque a Torino, sì, contro la Juventus, anche per evitare un probabile derby in semifinale. Sì, questo è infatti un fatto abbastanza strano. Su due singoli volevo farti una domanda: come ha giocato Keita, che mi sembra nelle ultime due partite sia un po', diciamo, in discesa rispetto allo stravede che ci aveva appunto mostrato nelle prime apparizioni, e poi perché Onazzi, che a mio modestissimo parere è il miglior centrocampista che ha a disposizione la Lazio, trova così poco spazio, secondo te? È andato molto bene ieri sera, io tra l'altro l'ho valutato come il migliore in campo, perché proprio è un giocatore che è entrato con l'approccio giusto alla partita, contrastando, ripartendo, provando la conclusione, facendo un assist proprio per Keita in avvio, che era un assist preziosissimo. Per quanto riguarda invece la situazione di Keita, ovviamente è una situazione leggera involuzione, i giovani sono sempre così. A volte alternano partite molto importanti a partite un po' meno importanti. Diciamo che al momento si sta un pochino adagiando, ma io credo che comunque abbia anche delle difficoltà, perché a 20 anni non è semplice trovare punti di riferimento in una squadra che in realtà punti di riferimento in questo momento non ne ha. Invece, sai dirci qualcosa in più della ipotetica trattativa per Hernanes? Si dice interessato l'Inter, c'è stato un contatto, così ci raccontano i quotidiani, quantomeno. Serve ovviamente l'uscita di Guarin, sappiamo qual è la posizione dell'Inter, l'ha detto anche il suo presidente in maniera molto sincera: se non si esce, insomma, non si riesce neanche a far entrare qualcuno. Per ora c'è un po' di difficoltà, ovviamente non ci saranno grandissimi esborsi, però dovesse partire Freddy Guarin, sarebbe una pista, insomma, da calcare. Lo Tito che vuole intorno ai 17 milioni, se non sbaglio. Sì, lo Tito ne vorrebbe quasi 20. Il discorso per quanto riguarda l'Inter è che Guarin ha già rifiutato il trasferimento alla Lazio, quindi io non credo che possa decollare questo tipo di trattativa. Staremo a vedere, il Milan offre Cristante, ma al momento non penso che la Lazio cederà Hernanes, a meno che non ci sia un'offerta unicamente con una controparte economica importante, insomma, a partire da 17-18 milioni di euro. Difficile quindi. Va bene, Simone. Staremo a vedere. Intanto siamo stati contenti di sentirti un pochino più brioso, Simone. Vedremo la settimana prossima come andrà. Il proseguo della settimana te lo auguriamo sorridente. E poi ci sentiremo ovviamente dopo il weekend, come al solito. Un abbraccio a tutti, un saluto e buona trasmissione. A te, grazie mille, a Simone Pieretti del Tempo.